Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Intanto un caro saluto a Federico Bernardeschi, che proprio in questo momento sta svolgendo le visite mediche al J-Medical di Torino e sperimentando ufficialmente un calciatore della Juventus. Oggi è il 24 di luglio, domani è il mio compleanno, esattamente un anno fa, il 26 di luglio, arriva Gonzalo Higuaín e quindi la Juventus dimostra ancora una volta di comprare dei giocatori che mi piacciono tanto, che provengono dal campionato italiano e che costano diversi soldini proprio in concomitanza del mio compleanno. Quindi se il prossimo anno, non lo so, vogliono comprare un giocatore fantastico come Messi o Ronaldo, il 25 di luglio è il mio compleanno e potete ufficializzarlo in quella giornata. Come avrete visto, tra l'altro, sono biondo quasi, sono un po' castano chiaro. Tutto questo ovviamente in onore di Bernardeschi, quindi non c'è bisogno di riempire lo spazio dei commenti qui sotto con commenti del tipo "avete visto che Luca è biondo?". Sì, l'abbiamo visto, tutti abbiamo gli occhi. Provo ad abbandonare un attimo i vlog che ho portato fino adesso, provo a fare qualcosa di un po' più professionale qui in ufficio, in pausa pranzo, e voglio parlare un po' della Juventus, ma soprattutto dei suoi tifosi, perché io, pur essendo un tifoso juventino, ho questa sorta di odio e amore con la tifoseria juventina, dato che tutte le volte purtroppo mi capita di leggere cose che avrei volentieri fatto a meno. In questo caso è il mercato e la partita post-Barcellona, dato che la Juventus ha perso 2-1 contro il Blaugrana l'altra sera, sabato notte, e tutti stanno già iniziando a fasciarsi la testa prima di essersela rotta. C'è già l'allarmismo, c'è già l'Allegri vattene, c'è già il Marotta dimettiti, c'è già il mercato sbagliato, c'è già quest'anno non vinciamo niente, c'è già quest'anno falliamo. Insomma, la tifoseria juventina, come tutte le volte che c'è un grande addio nella piazza, si dimostra inadeguata per quella che è la storia della società. Calmi ragazzi, calmi, calmi, calmi. È vero che abbiamo ceduto Bonucci? È vero che siamo andati male, soprattutto nel primo tempo contro il Barcellona, schierando una squadra praticamente di riserve assolute, assolutissime, dato che giocavamo con Sturaro, Bentancur, Lemina dietro Mandzukic, che fa ridere già di per sé solamente così, e con un Marchisio che è stato l'unico probabilmente in forma nel primo tempo, anche se Neymar ci ha scartato tutta la linea difensiva, partendo da Lichtsteiner, accentrandosi, passando per Benatia, per Barzagli, per Asamoah, terzino di sinistra, per poi bucare Buffon in occasione del secondo gol, anche con Bonucci probabilmente sarebbe andato a finire così. Vero che perdiamo tantissimo sotto il profilo tecnico, l'ho già detto mille milioni di volte, è insostituibile Bonucci con qualsiasi giocatore sul mercato in questo momento, ma non bisogna assolutamente piangere, perché negli ultimi anni siamo stati abituatissimi a riuscire a rifare una squadra, a ricreare un'identità di gioco, nonostante gli addii ben peggiori, per come la vedo io, di Pirlo su tutti, il giocatore che più ci manca in assoluto per quanto mi riguarda è Andrea Pirlo, al di là dei vari Pogba, Vidal, Tevez, Morata, Coman, Llorente, Antonio Conte addirittura su tutti, Del Piero. Insomma, sono andati via questi giocatori negli ultimi 6-7 anni da Juventus e la Juventus sta continuando a vincere, quindi con calma. Tra l'altro la Juventus, la prima amichevole di Allegri in assoluto, l'ha persa con il Lucento 3-2, e già lì leggevo la gente che diceva quest'anno arriviamo quinti, sesti, torniamo a fare i settimi posti, quest'anno se tutto va bene possiamo solamente retrocedere, mamma mia, è arrivato Allegri che vuole distruggere tutto il lavoro che ha fatto di Conte, vuole disintegrare la Juventus perché lui tifa Milan e si porta dietro i vari giocatori come adesso ha fatto con De Sciglio. E a distanza di 3 anni, 4, tutto questo mi fa tanto ridere, tantissimo ridere, perché la situazione non è modificata neanche di un millimetro, nonostante Allegri abbia giocato 2 finali di Champions League, cosa che con Conte non abbiamo neanche provato a immaginare che potesse succedere. Quindi con calma, la società ha deciso di rinnovare Allegri per un motivo: si fida tantissimo del tecnico. Ha fatto questo tipo di mercato, cedendo Bonucci per ragioni che sappiamo già tutti, ci ho già fatto tanti video riguardo, ne ho già parlato, per andare a comprare giocatori congeniali al nuovo modulo di Allegri, perché vogliamo giocare con questo 4-2-3-1, è confermato anche dalla prossima stagione. Partiremo perlomeno con il 4-2-3-1, perché Allegri ha sempre fatto così. È partito da un punto di riferimento fisso che la squadra conosceva bene, per poi evolversi. Quindi diamo speranza, diamo fiducia ad Allegri, alla Juventus e ai vari acquisti nuovi arrivati da Glascosta, Bernardeschi, De Sciglio, Szczęsny e chi più ne ha più ne metta, anche lo stesso Bentancur sarà bellissimo da vedere all'opera. E adesso concentriamoci magari su un centrocampista. Sapete che io voglio
Kroos e Modric su tutti, irraggiungibili probabilmente, mi accontenterei di Kahn, ma in queste ultime ore sta venendo fuori un nome che mi intriga non poco, che non avevo neanche contemplato, cioè Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, un giocatore veramente, veramente molto importante, grosso, fisico e muscolare, che potrebbe darci quel qualcosa che ci manca, dato che siamo un po' leggerini a centrocampo con Marchisio, Khedira, okay, e Pjanic. Intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa un'analisi su come giocherà la Juve, su quali saranno le mosse di Allegri per provare a risollevare questa squadra, dato che comunque qualcosa ha in mente e credo di averlo intuito. E fatemi sapere se preferite il vlog classico o un video di questo genere, sempre qui sotto nei commenti e nel mentre lasciate tanti mi piace. E adesso la chiudo qua perché sono davanti a una finestra, la gente sta passando per andare in pausa pranzo e penserà che sia un idiota a parlare con il muro. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con un video per il mio compleanno, non fatemi auguri adesso perché porta sfiga.